Salve a tutti, come forse molti di voi già sapranno, qualche giorno fa è uscito Metro Redux, ovvero un pacchetto completo di Metro 2033 e Metro Last Light, rifatti, ripensati e riammodernati dagli sviluppatori di 4A Games. Non sto qui a parlarvi specificamente della serie di Metro, di quello che tratta, da quali romanzi è appunto ispirato, perché già insomma molti di voi conosceranno questi titoli, e se non li conoscete è forse questo il caso di ovviare a questa mancanza. Dunque, in cosa consiste il progetto Redux? Consiste in un rifacimento sia dal punto di vista tecnico, ma non soltanto, anche da un certo punto di vista per quanto riguarda i contenuti, di questi due ottimi sparatutto in prima persona con elementi survival, diciamo così. Le immagini che vedete in questo video riguardano la versione Redux di Metro 2033. Ho deciso di provare direttamente quelle perché è la versione, è il gioco che ha subito i maggiori cambiamenti, ovviamente perché è un titolo più vecchio e quindi i cambiamenti rispetto alle versioni moderne, come ad esempio Last Light, sono netti ed evidenti. Dunque partiamo subito dalla cosa più appunto evidente e visibile agli occhi, che è il rifacimento grafico che ha subito soprattutto Metro 2033. Infatti il gioco è stato riammodernato con il suo motore grafico 4A Engine, con quelle che sono i moderni ritrovati appunto della tecnologia grafica che erano già presenti in Metro Last Light e che sono stati leggermente modificati nella versione Redux. Abbiamo quindi migliori effetti di luce, altri effetti di post-processing, texture migliorate, risoluzione che arriva fino al 4K per chi ha la fortuna di poterlo sfruttare, ma sono stati anche risolti alcuni problemi dell'allora Metro 2033, che era estremamente pesante per i PC e quindi dava molti problemi di stuttering e altre glitch e bruttezze insomma che derivavano dalle alte richieste di hardware che aveva appunto il gioco. Ora invece è stato tutto un po' alleggerito, ovviamente anche con il fatto che in questi anni la media dell'hardware dei PC è leggermente aumentata. Mentre, come detto prima, Metro Last Light è molto recente, quindi i miglioramenti grafici sono veramente minimi e quindi non sono il piatto forte. Metro 2033 vede anche nuove animazioni per i personaggi e per il protagonista del gioco. Abbiamo nuove scene di intermezzo che, anche se non sono utili a capire meglio la trama, perché comunque era già stata ampiamente sviluppata nella versione originale, ma danno qualcosa in più nel comparto generale della presentazione del gioco. Non soltanto questo, come ho detto prima, il rifacimento di Redux va a toccare anche i contenuti del gioco, quindi sono state modificate delle missioni in alcuni particolari, sono state modificate un po' certe mappe, certi ambienti, e in generale c'è meno frammentazione appunto all'interno delle missioni, che magari prima erano spezzettate in più parti, ora invece sono compatte, uniche e scivolano via piuttosto lisce. Ma non soltanto questo, abbiamo una intelligenza artificiale migliorata, abbiamo vari tipi di attacchi letali e non letali che possiamo utilizzare nel nostro stile di gioco stealth, che in generale è migliorato sia in 2033 che in Last Light, e poi è stata portata la personalizzazione delle armi che c'era in Last Light anche in Metro 2033. Altra cosa molto importante è che ora entrambi i giochi possono essere affrontati nelle due modalità previste, che sono la sopravvivenza e lo spartano. La sopravvivenza è quella più dedicata al survival, quindi con molte meno risorse e più difficoltà ad avanzare e ad eliminare i nemici. Invece la modalità spartano è dedicata invece a chi vuole affrontare i due giochi in puro stile FPS, quindi con tante munizioni e tanto casino da combinare. Se in più unite queste due modalità ai livelli di difficoltà, è da sottolineare sicuramente la modalità Ranger, che si contraddistingue per la pochezza di risorse, di munizioni, di medikit, quindi ogni colpo, ogni arma che utilizzerete contro i vostri nemici dovrà essere veramente centellinata e dovrete fare attenzione a quello che usate, al tempo che spendete all'esterno, quindi a come utilizzate
utilizzati i filtri per l'aria, e in generale il gioco diventa molto più difficile, molto più survival, ma anche al contempo molto più intrigante da affrontare. Quindi, complessivamente parlando, Metro Redux vede un forte cambiamento e un ammodernamento di Metro 2033 e invece alcuni aggiustamenti con Last Light, che però arriva anche con tutti gli DLC che sono usciti in seguito. Quindi diciamo che, considerando il pacchetto completo, gli sviluppatori di 4A Games hanno fatto veramente un ottimo lavoro, perché non sono andati a toccare soltanto l'aspetto grafico, che è quello che fanno praticamente tutte le software house che si trovano a rimettere le mani a giochi vecchi o tra virgolette vecchi, ma hanno anche toccato e modificato e migliorato alcune meccaniche di gameplay, hanno aggiunto e tolto delle cose, hanno limato certi angoli, insomma hanno fatto quello che ci si aspettava da loro e quello che i giocatori si aspettano da un rifacimento di giochi già usciti da un po' di tempo. Quindi, a mio modo di vedere, sono un'ottima scelta, soprattutto per chi non ha mai affrontato nessuno di questi due giochi, che perché può prenderseli entrambi con i DLC e con i miglioramenti di cui ho parlato fino adesso per 40 euro circa. Invece chi invece ha uno dei due giochi e vuole provarne uno piuttosto che un altro, può comprarli separatamente a 20 euro l'uno circa. Io comunque spero che il video vi sia piaciuto. Se avete provato le versioni Redux di questi due giochi, o se vi approcciate per la prima volta a questa serie, fatemelo sapere, ditemi le vostre opinioni, i vostri commenti, condividete il video se potete, iscrivetevi al canale per altri contenuti di questo tipo, e noi ci vediamo alla prossima.